fiera dell'editoria che ieri ha tenuto un incontro dal titolo Più lettura, più comunicazione, insomma i vari soggetti che fanno parte di questo settore, a cominciare dagli editori naturalmente, passando per la produzione della carta e anche le edicole. E quindi Giuseppe è andato un po' a sentire questo bilancio che sembra non drammatico ma certo non positivo. Sono stati diffusi alcuni dati che parlano di miglioramenti sul fatturato complessivo che sono da considerare del tutto marginali, dicono gli stessi autori del rapporto, con un più 0,2%, accompagnati da una sostanziale stagnazione delle vendite interne che segnano un quasi irrilevante più 0,1%. In calo viene segnalato nel rapporto anche l'occupazione diretta. Il settore ha impiegato quest'anno 197.000 addetti, l'1,2% in meno rispetto al 2014. A conti fatti, quindi dal 2007 ad oggi, che 2007 è un po' la pietra miliare dell'inizio della crisi, il calo della domanda interna ha portato a perdite per 12 miliardi di euro. Questo credo che sia il dato più eclatante, mentre il fatturato complessivo è sceso di 10,8 miliardi. Quindi con Giuseppe stiamo qui a commentare questi dati che sembrano molto molto difficili. Tra l'altro prima nel GR abbiamo letto come la proposta, anzi la controproposta, è sempre un po' la stessa, quella che appunto è arrivata ieri da questo incontro: sgravi, 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 che per carità servono sicuramente a stare a galla, sono difficili da gestire dal punto di vista politico per i noti tagli al bilancio pubblico e non intervengono sui nodi del sistema. Ma insomma, questo per dare una rappresentazione abbastanza sintetica del tipo di risposte. A te la parola, Giuseppe. Sì, guarda Fabio, io sono molto preoccupato non tanto per i numeri che tu hai letto, ma sono preoccupato se questi numeri non voglio neanche dire l'interpreto, cioè se li leggo per intero. Per esempio, i dati sulla pubblicità. Ieri la filiera della carta in questo convegno ha detto che si è perso nel 2015 il 6,6% di pubblicità sui quotidiani e il 3,9% sui periodici. Però il dato del sistema dell'investimento pubblicitario non è uguale in tutti i settori, perché il dato generale dà uno 0,5 in meno, il dato delle televisioni dà uno 0,7 in più, sui quotidiani si perde 6,6 e sui periodici 3,9. Quindi rispetto a una pubblicità stabile nel 2005 rispetto all'anno precedente c'è una perdita consistente. Allora il problema che io mi pongo è: ok, questi sono i dati, questi sono i numeri, ma quali sono le ragioni per cui questo succede? È una cosa così ineluttabile? Prima domanda. Seconda questione, la crisi delle vendite, dicono che il numero dei lettori persi è molto inferiore al numero delle copie perse. Perché questo? Ma che sia perché nei bar c'è una sempre maggiore lettura dei quotidiani? Che sia perché nei supermercati dove ci sono i giornali e le riviste sono diventate vere e proprie sale lettura? Che sia perché su internet qualcuno dà gratuitamente, anche se il Corriere della Sera ha un po' invertito questa tendenza, ma altri danno gratuitamente l'accesso a tutte le notizie e tutte le informazioni? Allora, se il problema di fondo è che la gente continua a leggere in qualche modo, ma non compra più giornali e riviste, probabilmente varrebbe la pena di porsi una domanda: perché questo? E se avviene esattamente come io sto dicendo, ed è così, non c'è altra spiegazione, perché compro meno, leggo di più, non può che essere che leggo attraverso altri sistemi, visto che non c'è un aumento della vendita dei giornali online o altre cose, quindi è chiaro che leggo in modo gratuito in qualche situazione.
che problemi mi pongo io, filiera della carta, perché non c'era solo la federazione editori ieri, c'era tutta la filiera della carta, compreso l'asso grafici, compreso i librai, c'erano tutti. Allora, di fronte a una situazione così drammatica che va avanti da 5-6 anni almeno, e da 5-6 anni questi convegni sono esattamente la fotocopia uno dell'altro, quali sono le proposte che la filiera mette sul tavolo da 5-6 anni per tentare, non dico di risolvere il problema, ma in qualche modo di far fronte a questa problematica qua? Esatto. Sono due. Uno, detassare la pubblicità. Detassare la pubblicità, adesso io non voglio entrare nelle tasche del governo e dello Stato, che sono anche le mie tasche, però insomma, detassare la pubblicità per come loro propongono, si parla di alcune centinaia di milioni di euro. Cioè, non stiamo parlando di 20 milioni, stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro. In Italia c'è lo scandalo del finanziamento diretto all'editoria, che sono 47-48 milioni. La sola detassazione della pubblicità che chiedono loro anche sul prodotto online, non solo su quello cartaceo, equivale ad alcune centinaia di milioni di euro che lo Stato oggi ovviamente non ha, non aveva ieri, non aveva 2 anni fa, non aveva 3 anni fa, ma loro continuano a chiederlo. La seconda proposta che fanno è quella di dare un bonus alle famiglie, cioè fare come si fa per i medicinali. Io compro i giornali, ovviamente non quelli che compro tutti i giorni perché è più complicato, quindi loro si riferiscono in particolare agli abbonamenti, e con quello che io spendo, il 19% di quello che spendo fa nella denuncia dei redditi, me lo vado a detrarre. Questa richiesta vale 1.800.000.000, che è quasi quello che ci vorrebbe per coprire il pensionamento elastico per chi è vicino alla pensione. Però vabbè, questa è una considerazione a latere. 1.800.000.000 che però loro dicono che, siccome non tutti lo faranno, siccome sulle piccole cose, siccome, stimano che da 1.800.000.000 potenziale l'effettivo esborso dello Stato dovrebbe essere al massimo di 200 milioni l'anno per 3 anni. Quindi noi andiamo a sommare la richiesta sulla detassazione della pubblicità a questa cosa qui, vorrebbe dire che lo Stato deve metterci sul tavolo minimo 400-500 milioni di euro l'anno per almeno 3 anni. Questo è il primo dato che viene fuori dal convegno di ieri. Io mi sono posto un problema: perché non hanno mai voluto sostenere per esempio la proposta che noi insieme allo SNAG e all'USIAGE abbiamo fatto sul ticket cultura edicola, cioè quello di mettere i bollini della SIAE sui giornali che vengono letti nei bar, dai parrucchieri, dai professionisti, in modo tale che intanto questo va a limitare la quantità di testate che vengono lette nei bar, dai parrucchieri, dai professionisti, eccetera, e dall'altra parte con quei bollini si possono, che alla fine stiamo parlando di 30 euro all'anno di tassa per ogni testata che viene messa in lettura gratuita, questi soldi, se vengono riportati e ridati alle famiglie per avere uno sconto sull'acquisto in edicola di giornali e riviste, sicuramente potrebbe portare benefici ben maggiori rispetto a quelli che propone la FIEG, con la FIEG, la filiera della carta, con tutte le loro analisi e i loro studi scientifici. Perché da 5 anni questi continuano a fare sempre la stessa inutile proposta di richiesta di denaro allo Stato? Perché dicono che c'è la crisi. Allora, io mi sono posto 2 anni fa, 1 anno fa, oggi, una domanda. Bene, c'è una crisi che investe un settore dove ci sono decine di migliaia di occupati, dove ci sono 30.000 edicole, dove ci sono distributori locali, giornalisti. C'è una crisi che sembra che da lì non si torni indietro. Però io, come editoria, oltre a chiedere dei soldi allo Stato, perché se anche lo Stato mi dà questi soldi, io perdo meno. La crisi la sopporto un pochettino meglio. Però fra 1 anno cosa succede? Fra 2 anni? Fra 3 anni? Cioè, esiste nel mondo editoriale un progetto, un'idea, un investimento?
se noi togliamo, poi gli edicolanti che ci ascoltano lo sanno meglio di noi, se noi togliamo quegli allegati, libri soprattutto, che stanno uscendo in questi ultimi mesi con i maggiori quotidiani italiani, da Repubblica, Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, se togliamo gli allegati che questi stanno veicolando, quali investimenti ha fatto l'editoria per rendere appetibile la propria, il proprio prodotto? Zero, non esiste nulla. Allora perché la gente dovrebbe continuare a comprare delle testate che sono sempre uguali, sempre quelle, non c'è un restyling, non c'è una cosa nuova, non c'è un investimento, non c'è nulla. Cioè questo settore, se continua così, muore di media. Non, noi andremo il 22 all'incontro con la FIEG, con gli altri sindacati, ci siamo parlati, abbiamo trovato delle linee condivise per avviare quella che speriamo sia la trattativa con la Federazione Editori. Però tutto serve e tutto è utile se c'è un investimento, perché se questi non investono, se questi non fanno nuove pubblicazioni, se non rinnovano le pubblicazioni che hanno, con i palliativi dei soldi che chiedono allo Stato, quindi direttamente a noi, non vanno da nessuna parte, perché possiamo sopportare un anno di più, ma sono destinati a scomparire. Allora, che ci dicano gli editori che cosa vogliono fare? Perché se l'idea è quella di chiudere la RCS, ce lo facciano sapere, perché che la stampa si unisca con Repubblica, come ho detto l'altra volta, e poi la Fiat esce dal gruppo RCS e l'RCS tende a vendere le testate o a recuperare altri azionisti. Intanto che succede tutto questo, gli investimenti si fanno o non si fanno? Intanto che succede tutto questo, la MD, che è del gruppo RCS, con la Panini, li lascia andare dappertutto o si impunta anche lei, come stiamo facendo noi in diversi territori, con denunce, con tutto quello che possiamo fare, lo stiamo facendo, la distribuzione nazionale, che ci rimette anch'essa, perché la Panini sugli altri canali non ci va attraverso la distribuzione nazionale, ci va attraverso un'azienda di carpi che è diversa dalla MDIS. Ma loro cosa intendono fare? Subiscono sempre tutto quello che il mercato via via gli porta? Vogliono chiudere il settore editoriale e l'RCS rivolgersi solo all'automatico o alla finanza? Cioè, i quesiti che io mi sto ponendo da qualche anno non sono come faccio a superare il problema del calo della pubblicità, ma questi accidenti di editori, oltre a chiedere soldi pubblici, hanno intenzione di fare un qualche investimento oppure no? Io lo faccio sempre, sono noioso, ma io faccio sempre un esempio che è virtuoso, un esempio di come una situazione di crisi si può trasformare in una situazione di forza. Io ricordo quando ero ragazzino che c'erano quelle lamette, tu ti ricorderai, più o meno sei mio coetaneo, ti ricorderai quelle lamette che ti tagliavano la faccia tutte le volte che le usavi. Assolutamente sono sì. Sono usciti i rasoi elettrici che funzionavano e tutti hanno detto, ok, è morto il rasoio a mano. Il rasoio elettrico, oltre a costare meno nel tempo, sostituirà al 100% la rasatura manuale che le persone fanno a casa. Cos'è successo? Che la Gillette è fallita perché è uscito il rasoio elettrico? No, anzi. La Gillette si è messa a studiare, a ricercare, a investire, ha trovato la lama prima usa e getta, poi usa e getta dopo due giorni, dopodiché il mercato della rasatura oggi è in mano non a chi ha inventato il rasoio elettrico, ma in mano a chi ha inventato la lametta. Cioè questi con le loro invenzioni, con i loro studi, con le loro ricerche, con i loro investimenti, hanno riportato al centro del mercato la rasatura manuale, poi c'è anche quella elettrica che è di supporto. Ma questi non si sono dati per vinti perché è uscito il rasoio elettrico. Hanno investito. La filiera editoriale, oltre che a subire una crisi che va avanti da 10 anni, che cosa sta mettendo sul tavolo? La mia risposta è zero. Io spero che, ripeto, se escludiamo quegli investimenti che Repubblica, Gazzetta e Corriere stanno facendo sugli allegati, per il resto è zero. Io spero che qualcuno, il 22, mi dica, no, guardi, lei si sbaglia, le facciamo vedere gli investimenti delle case editrici, ma gli unici investimenti che hanno fatto sono quelli di Cairo per vendere le riviste al 50% che stanno facendo chiudere le edicole? Cioè questa è la linea che ha in mente l'editoria oltre a quella di chiedere soldi allo Stato? Io ti dico, Fabio, sono preoccupatissimo
perché mi aspettavo che di fronte a una situazione di crisi generalizzata ci fosse